Eccoci qua, un'altra splendida lezione di sistemi operativi. Un po', mutiamo il telefono che sicuramente squillerà in questo intervallo, come è tradizione. In questo momento abbiamo un concurrent viewer, the first camera. Immagino mi si senta, sì, lo vedo dalla grande barra che si illumina. Mi isolo anche acusticamente da eventuali urla. Siete in 4, siete in 5, 9, c'è stato un sarto. Allora, buon pranzo, cioè buon post pranzo. Benvenuti in un'altra lezione di sistemi operativi. L'ultima lezione in cui facciamo teoria e dalla prossima volta presenteremo i progetti e faremo degli esercizi di esame qui, così che tutti quanti lo superiate il prima possibile e con il voto più alto possibile. Okay? Se ci sono domande, come al solito, usate la chat. Oggi la lezione durerà un pochino meno, perché alle 4 io devo essere simultaneamente alle lauree e a fare lezione. E siccome non ce la faccio a dividermi, alle 4 potete iniziare il vostro weekend. E già colgo note di dolore. E quindi veniamo al topic della giornata, che sono i signals, i segnali. Allora, i segnali voi li avete già incontrati in maniera implicita nel corso di sistemi di calcolo, dove vi si diceva che erano delle sorte di interrupt, erano degli eventi generati esternamente per i quali potevate introdurre un handler, che vuol dire una funzione che viene invocata ogni qualvolta un evento di un certo tipo viene generato. Chiaramente un sistema operativo serio deve offrire la possibilità di ridefinire l'effetto che la ricezione di un certo evento, che il verificarsi di un certo evento ha. E di conseguenza esiste una serie di system calls che sono deputate a fare questo, a offrirvi questa funzionalità. Una cosa importante, una distinzione importante è considerare che i segnali non sono messaggi, perché un segnale, un messaggio ha la caratteristica di portare con sé il nome del mittente, mentre un segnale viene ricevuto, ma non si sa chi l'ha mandato. Il verificarsi di una floating point exception, beh, si verifica la floating point exception, che poi si tramuta in un SIGFP, Signal Floating Point Exception, inviato al processo. Il verificarsi di un segmentation fault genera un segnale, ma anche un alarm genera un segnale. Il punto è che chiunque può mandare un SIG alarm a un determinato processo, non necessariamente il timer del sistema operativo. O chiunque può mandare un certo segnale, tipo SIG user 1 o SIG user 2. Nella fattispecie, quello che avete visto molto spesso quando fate girare i programmi, è che usate CTRL-C. Quando usate CTRL-C, voi mandate un SIG int a un programma. Chi è che glielo manda? Beh, tipicamente glielo manda la shell, che sta intercettando i tasti, e quando premete CTRL-C, invia al processo che è attualmente in foreground un segnale che è SIGINT. Okay? Però il segnale che riceve SIGINT non ha modo di capire chi gliel'ha inviato. Lui riceve solamente l'evento. Okay? Di solito i segnali sono inviati una tantum da altri processi, per esempio quando fate CTRL-C. Un altro segnale è CTRL-Z, quando stoppate un processo. Un altro segnale, insomma, poi vediamo la lista tra un paio di slide.
E anche spesso i segnali sono inviati dal sistema operativo, sono eventi che vengono generati dal sistema operativo nei confronti di un processo che sta eseguendo. Ok? E quindi quando voi ricevete uno di questi eventi, voi sapete che è successo qualcosa, ma non sapete chi è stato a farlo succedere. Ora, che cosa succede in un segnale su Unix? Beh, è quello che ci si aspetta. Quando un processo o un thread riceve un segnale, il kernel è notificato della ricezione da parte di quel processo del segnale e il flusso di esecuzione di quel processo, di quel thread, viene interrotto e viene avviato il flusso di esecuzione del signal handler. Quindi possiamo vedere il signal handler come se fosse una sorta di interruzione a livello di processi. Faccio presente che i segnali esistono per processo, non per thread. E quindi voi all'interno del vostro programma, quando viene invocato un segnale, a meno che non facciate delle cose particolari nel momento in cui lanciate il thread, non sapete quale dei vari thread del vostro programma sarà interrotto. In realtà l'operazione magica consiste nel installare un unico gestore di segnale per il processo che gestisce un determinato segnale e poi nell'atto in cui si lanciano i thread si può specificare una maschera nei famosi pthread at, credo, che inibisce n thread tranne uno dal ricevere quel segnale. In questo modo voi fate filtrare, controllate che un determinato segnale sia ricevuto solamente da un unico thread. Ok? Ma di solito i segnali devono fare cose molto semplici, tipo sbloccare una variabile o insomma, sono al pari delle interrupt, è conveniente fare dei signal handler molto leggeri. Ora, che cosa può succedere riguardo a un evento da parte di un processo? Beh, il processo può decidere di ignorare quell'evento, quindi ignorarlo esplicitamente, il che significa io voglio rendermi immune per esempio a SIGINT. Per fare questo dovrai configurare il tuo gestore di segnale in maniera tale da dirgli che quando arriva SIGINT tu non vuoi che venga chiamata nessuna funzione, ma non vuoi che neanche sia intercettato. Quindi questo è un modo di ignorare un segnale in maniera esplicita. Un altro modo di ignorare un segnale è ignorarlo implicitamente, che vuol dire fare una terminazione. Che cosa vuol dire? Se tu mandi un segnale a un processo, il gestore di segnali di default per quel processo lo interrompe. E quindi quando un processo riceve un segnale, in linea di massima si stoppa. Ok? Quindi il gestore di segnale terminerà il processo. L'ultima opzione, che è quella più interessante, è quando ricevi un segnale puoi decidere di catturarlo, il che vuol dire di gestirlo. Ok? E durante la vita di un programma, ricordiamoci che un programma può durare per molte operazioni, è possibile variare il comportamento dei segnali, un po' come facciamo con le interruzioni, cioè durante il flusso di esecuzione di un programma anche sull'Arduino, potremmo decidere delle volte di disabilitare in un certo punto del codice, di disabilitare delle interruzioni di una periferica che non ci è necessaria, per poi riabilitarle dopo. L'esempio classico è l'OUART. Se io non voglio né ricevere né non voglio ricevere dati, non voglio trasmetterli e lo so in quel momento, io è inutile che mi faccio interrompere dall'OUART. Ok? Quindi puoi decidere di ignorare gli eventi. Ok, o i segnali non sono interruzioni, sono molto simili come concetto, ci assomigliano, nel senso che la similarità tra i segnali e le interruzioni è che entrambi interrompono un flusso di esecuzione e invocano un handler predefinito, che è codificato dal tipo di evento stesso. Ma
Le interruzioni sono una cosa che esiste nel microprocessore, nella CPU, mentre i segnali sono un costrutto logico che esiste nel momento in cui abbiamo un sistema operativo che li supporta e abbiamo dei processi. Ok? Bene. Segnali classici che avete già incontrato sono SIGHUP, che è hub, quando uno aggancia la cornetta. Che è ricevuto da un terminale quando cioè che è ricevuto da un processo quando il suo output channel è chiuso. L'avete o anche credo che l'abbiate visto quando qualche socket viene chiuso, beh, allora beccate SIGHUP, vuol dire connessione chiusa. Un altro segnale che conoscete bene è SIGINT, che stoppa. Cioè che interrompe l'esecuzione di un processo, che lo termina di default, ma il comportamento di SIGINT è sovrascrivibile. Quindi voi potete fare un programma che se fate CTRL-C lui continua a girare. Poi abbiamo un altro tipo di segnale, che è leggermente diverso da SIGINT, che serve per fare dei debug un po' più spinti, che si chiama SIGQUIT. Il suo uso generale, ma anche questo può essere sovrascritto, è quello di interrompere il processo e di generare un core dump. Quindi un'immagine della memoria che poi voi potete stoppare per vedere, analizzare per vedere come si stava comportando quel processo. Un altro segnale classico di Unix è SIGILL, che viene inviato dal sistema operativo quando un processo prova ad eseguire un'istruzione illegale, che può essere illegale perché non è un opcode valido, quindi non è un codice macchina valido. Per esempio, se io su una CPU che ha determinate estensioni AVX, voi tentate di eseguire un'istruzione AVX2 che quella non supporta, voi vi beccate il SIGIL. In questo caso il SIGIL non è un'interruzione, però viene generato a seguito di una trap, perché voi quando la CPU prova a eseguire questa istruzione dice, no, non la conosco. Allora a questo punto passa al kernel, il kernel vede che cosa può fare con quella particolare illegal instruction exception. Alcuni kernel addirittura implementano del codice che la emula, quindi che tenta di simularla con più istruzioni anziché una sola, oppure se proprio non si può fare, ti dice no e chiama SIGIL legal instruction da parte del tuo programma, il che vuol dire che intercettando SIGIL, per esempio, tu potresti avere un probe all'inizio del tuo programma in cui ci sono due pezzi di assembly, uno fatto per un computer molto moderno, uno per un computer molto vecchio. All'inizio provi a eseguire il programma del computer per il computer molto la frazione per il computer molto moderno, ti becchi un SIGIL, dici moderno non è, e al prossimo giro proverai a eseguire il blocco di codice per l'architettura meno nuova. Ok, e tutti questi li potete riscrivere. Uno che non potete proprio riscrivere, perché un modo di abbattere un processo ci deve essere, è SIGKILL, che è il mio preferito. E quando lo mandi, non, il processo viene brasato, viene distrutto al volo. Un altro segnale che avete ricevuto spesso è SIGSEGV, no? Segmentation Fault. E quello lì viene inviato, indovinate un po', quando il nostro sistema operativo riceve gestisce un fault, che è un page fault per esempio, però verifica che poi questo page fault è effettivamente dovuto a un comportamento anomalo del programma, quindi non è un page fault che deve essere gestito prendendo una pagina da disco o quant'altro, ma è un page fault perché tu sei andato a scrivere nello stack di qualcun altro, sei andato ad accedere a una pagina che non ti era allocata, che non era di tua pertinenza. Bene, e il nostro programmino ci dice, il nostro kernel invierà al processo un SIGSEGV. Anche questo lo potete intercettare, però è una cosa veramente brutta. Uno può intercettare i segmentation fault e li puoi gestire così, però insomma non è una cosa elegante. Alle brutte poi il programma, il sistema operativo si risente e comunque tu quell'operazione non la potrai fare. Un altro segnale che un altro livello di un altro modo di determinare i processi è inviandogli sigterm.
Sig Term è un livello di. È un'arma che sta a metà tra Sig Int e Sig Kill. Quindi vediamo, per abbattere un processo noi abbiamo Sig Int. Gli dice gentilmente, caro processo, per favore, puoi commettere seppuku. E il processo tenterà di terminare in maniera pulita. Analogamente Sig Quit, che ha lo stesso. Storicamente ha lo stesso significato, solo che anche genera un core dump. Poi, se questa cosa qui non va a buon fine, allora gli puoi dire, adesso, stammi bene a sentire, questo è il secondo warning, e gli mandi un seek term. Anche questo può essere intercettato, però magari il tuo programma lo puoi intercettare e fare delle operazioni di shutdown più rapide. Ok? Il terzo livello è seek kill, quando proprio tu chiedi al kernel, per favore, abbatti questo processo. Bene, e quello lì comporterà la sua terminazione. Un altro segnale che avete visto dentro a disastro è SigAlarm. SigAlarm viene inviato tipicamente da un timer, però nessuno vieta ad un altro processo di inviare un SigAlarm, cioè ad un processo di inviare un SigAlarm ad un altro. Cioè, un evento è un evento, poi chi genera l'evento può essere o un timer o un altro processo. Poi abbiamo due comodi segnali, SIG user 1 e 2, poi se guardate Linux Ignace magari ce n'è pure qualcuno in più, che sono a vostra disposizione. Quindi se volete usare i segnali per far comunicare due processi, per farli sincronizzare per esempio, per far dirgli delle cose, potete usare SIG user 1 o 2. Sono due i segnali, no, che potete override. Poi l'ultimo segnale della famiglia dei grandi classici, SIG è SIG CHULD, che viene invocato ad un processo quando uno dei suoi figli termina. Ora, questi sono tutti segnali che hanno una semantica, cioè quindi hanno. Notate che qui c'è scritto received when, ma non c'è scritto come viene gestito. Ok? Come viene gestito? Esiste il gestore di default che fa le cose che vi ho detto, ma per tutti, tranne che per SigKill, potete riscrivere il gestore di segnale. Bene. E sono utili perché, per esempio, vi permettono quando ricevete un SIGAP, se avete un socket aperto che viene chiuso, potete pulire le connessioni, aggiustare le vostre strutture dati per mantenere la struttura del programma coerente con quello che è lo stato dell'applicazione. Come si fa a mandare sti segnali? Bene, ci sono tre modi di mandare segnali. Allora, il primo è kill, e questo l'abbiamo visto, anzi, forse l'avete visto sistemi di calcolo. Kill è una system call che i segnali sono identificati da un intero. Questo valore qui sono delle macro, delle costanti che identificano il numero dei segnali. Questo è il processo che lo riceverà, questo è il segnale che tu mandi e questo qui è il risultato della kill. La kill, per esempio, potrà ritornare meno 1, che è il valore non valido, nel caso in cui il PID non esista, oppure nel caso in cui tu non sei autorizzato a mandare quel segnale a quel PID. Ok? E questo viene fatto per mandare un segnale ad un altro processo. Alternativa, se io voglio mandarmi un segnale da solo, c'è un'altra funzione, un'altra system call, che è la raise, che manda un seek call a me stesso. Ok, è equivalente a kill me stesso segnale. Kill get PID signal. Poi abbiamo un altro modo di mandare un segnale, che è alarm. Alarm manda a me stesso, al processo incriminato, un segnale di che tipo? Un segnale di tipo SIGALARM dopo un certo tempo, che credo che sia o secondi o millisecondi. Adesso vedete voi, con MAN2 alarm lo scopriremo. Eccola qua, seconds, in secondi proprio. Ok, probabilmente ci sarà pure alarm MS o qualcosa del genere. Bene, e in questo modo sappiamo come mandare i segnali. Poi tutti i segnali su Linux, tutti i segnali tranne
Sic kill sono ignorati implicitamente, il che vuol dire che terminano il processo. L'unico che è ignorato implicitamente, però per default non termina il processo, è sic child. In questo modo, se muore un processo figlio, la shell non viene abbattuta. Però potete intercettarlo e fare in modo che la shell termini se un processo figlio viene ucciso. Faccio un esempio di shell. Se voi fate fork, i settings di SigAlarm, quindi i setting di questo affare qui, non sono completamente preservati. Quindi, se preparate un timer e poi forcate, preparatevi o a non ricevere un SigAlarm nel processo figlio, oppure a riceverlo. Questa cosa non è ben specificata. Ok? Nelle specifiche. Di Unix in generale, ma non so, sicuramente su Linux ci sarà un comportamento di default. Ora, questo è il modo di mandare segnali, ma come facciamo a catturare i segnali? Allora, vi spiego due modi. Uno è il modo antico e due è il modo nuovo. Il modo antico è una API molto semplice che però ha dei problemi che sono poi stati risolti nella API moderna, ma per compatibilità si tiene ancora, teniamo ancora la API, quella tradizionale. Allora, intanto definiamo una struttura di dati di tipo SigHandler. SigHandler è un gestore di segnale. È una funzione che restituisce un void, perché chiaramente un signal è invocato in rispondenza ad un evento, quindi non c'è nessuno che leggerà il suo valore di ritorno. E gli viene passato un intero che, se non sbaglio, ma non sono sicuro, è il numero del segnale. Okay? In questo modo voi potete, per esempio, fare un'unica funzione che gestisce due tipi di segnali, però leggendo il valore dell'intero sapete quale dei due avete ricevuto. E per installare un signal handler, si usa questa sigcall che ti dice. Gli dai il segnale per quale vuoi installare l'evento, il numero di evento per il quale vuoi installare il gestore di segnale, gli dai il puntatore alla funzione che dovrà gestire di quel segnale, che deve essere di questo tipo, e lui ti restituisce quello vecchio. Ok? Così c'hai modo anche di fare backup, di ripristinare il SigHandler vecchio a valle dell'invocazione della Signals. Al posto di questa funzione qui, SigHandler T, qui ci mette un puntatore a funzione, però ci puoi comunque mettere, ci puoi mettere due macro, che sono in realtà delle macro che identificano delle funzioni specifiche. SigDefault, che implementa il gestore di default per quel segnale, quindi quando lanciamo un programma, in linea di massima, tutti gli handler sono settati a SigDefault per quell'handler. Oppure SigIgnore, che ignora esplicitamente quel segnale. Quindi, se vogliamo inibire, per esempio, SigInt, dovremmo fare Signal SigInt e poi SigIgn qui dentro. Ok? C'è un cavé che dobbiamo risolvere, perché ricordiamoci che stiamo nell'ambito di processi e un processo in ogni momento della sua esecuzione può forcare. Se forchiamo un processo, noi stiamo copiando l'immagine della memoria e di conseguenza stiamo copiando anche tutto il codice di quel processo, inclusi i signal handler. Quindi, quando noi forchiamo, di fatto duplichiamo anche, cioè copiamo anche i settaggi dei signal handler, dei gestori di segnali. Quindi, quando un processo si splitta in due, anche il processo figlio avrà gli stessi gestori del padre installati con lo stesso comportamento, nel caso in cui facciamo fork. Se però facciamo exec, la situazione è un po' diversa, perché la exec preserva solamente i gestori, cioè, o inibisce un segnale, oppure, cioè, o ignori esplicitamente un segnale, oppure il gestore di default. Il motivo di questa cosa è presto immaginato. Ricordiamoci che la exec rimpiazza
l'immagine di memoria di un processo a partire dall'immagine di memoria di un processo caricato da un file, no? Da un program file. Di conseguenza, se la exec preservasse tutti i gestori di segnali, beh, poi noi potremmo non avere più il codice che gestisce quel segnale nello spazio di memoria del processo, perché rimpiazza la sua memoria. Di conseguenza, l'unica cosa che può garantire la exec è preservare i signal handler che già conosce, che sono quello che ignora e quello di default. Cioè, sig-ign e sig-default. Ok? Chiaro fino a qua? Bene. Ora, come facciamo? Come fa il kernel? Adesso, qui vi ho raccontato come funzionano i segnali, quindi se volete fare un programma che gestisce i segnali, tutto sommato sono 5 system call quelle che dovete sapere fino adesso, no? Cioè, come manda 3 per come mandarli e una, scusate, per come installarli. Ora, il focus di questo corso, come l'avete capito, è guardarci dentro al kernel. Quindi, da una parte, imparare ad usare determinati strumenti, ma poi dall'altra, pensare anche a come sono implementati. E come potremmo implementare un meccanismo, per la gestione dei segnali? Intanto, vediamo in dettaglio che cosa succede nelle strutture del kernel quando viene invocato un segnale, viene ricevuto un segnale, ovvero inviato. Quando un processo, intanto un segnale può essere inviato o dal kernel oppure da un processo in esecuzione. Quando un processo da un altro processo in esecuzione. Quando un altro processo in esecuzione invia un segnale, quello che farà è banalmente mettere dentro alla maschera del segnale di quel processo. E che cos'è la maschera di segnale? Altro non è che un array di flag, no? Un vettore di bit in cui c'è un 1 in posizione i se è stato ricevuto il segnale i, altrimenti rimane a 0. Questa cosa qui si chiama la maschera dei segnali, ovvero la maschera dei segnali ricevuti, perché poi sotto ci sarà per esempio la maschera dei segnali da ignorare, per il quale se uno manda un segnale quello gli dice no, non l'hai ricevuto per niente, oppure ci sarà pure la maschera dei segnali di default e via discorrendo. Però sono delle bitmap che ti dicono quale segnale hai ricevuto. Quando un processo riceve un segnale, di default viene spostato dentro la coda di Redi, anche se non era nella coda di Redi. Un caso particolare si ha per i processi che ricevono un segnale mentre sono nello stato di running, perché in questo caso il sistema operativo deve effettuare una prelazione se già non l'ha fatta. Però, se un processo sta a dormire, viene messo in Redi. Adesso, per un momento, non occupiamoci di dei segnali speciali come segmentation fault, come sì, SIGSEGV SIG illegal instruction, no? Perché quelli chiaramente possono occorrere per default solamente quando il processo è in esecuzione, perché se non è in esecuzione, come fa ad accedere ad una pagina di memoria che è fuori dal suo accuso? Come fa a eseguire un'istruzione illegale se non sta eseguendo? In linea di massima assumiamo che un processo non sia in esecuzione e qualche altro processo gli mandi il segnale. Quello che succede in questo caso, ma anche nell'altro, è che un bit viene settato nella maschera del segnale. E a questo punto, quando quel processo se stava in waiting, viene spostato in Redi. C'era un bit di 1 nella signal mask. Nel momento in cui il kernel si trova a prenderlo per metterlo in esecuzione, si accorge che c'è quel bit a 1 e invece di continuare, di riesumare lo stato del processo che aveva salvato sullo stack, fa partire il contesto di gestione del segnale. Quando il contesto di gestione del segnale viene terminato, prosegue il contesto del processo che era stato interrotto. Ok? Quindi fondamentalmente ogni volta che un processo viene riesumato, no? Un modo semplice di implementarlo è quello di verificare nel momento in cui tu mandi un processo di nuovo in esecuzione, vedi se ha ricevuto un segnale. Se l'ha ricevuto,
chiami il gestore di segnale opportuno. Come fai a farlo? Da un punto di vista implementativo, una cosa molto semplice è quella di lanciare il gestore di segnale. Tu puoi implementare anche delle politiche più reattive. Per esempio, potresti fare in modo che qua, a fronte di una signal, il sistema operativo porti in running il processo subito, il processo che ha eseguito, che ha a fronte di una kill. Potresti fare in modo che il sistema operativo porti in running subito il processo che ha ricevuto la kill per eseguirlo immediatamente. In questo modo il gestore del segnale viene eseguito subito. Ok? Ricordiamoci invece che nel caso in cui il segnale sia stato generato dal processo stesso attraverso una illegal instruction, una raise o quant'altro, beh, in questo caso il processo è già in esecuzione e il fatto di avere una illegal instruction fa sì che io già stia in modalità kernel e quindi quel processo io già l'ho sospeso. Chiaro? Chiaro, me parlo da solo, però penso di sì. Che cos'ha questo meccanismo di potenzialmente critico? Che se tu mandi più volte all'interno, in rapida sequenza, lo stesso segnale. Beh, quello lì ne riceve uno solo, perché se due processi fanno kill quasi insieme, verso lo stesso, fanno kill di un segnale verso lo stesso target, beh, quel bit sta a uno, ma già stava a uno, quindi uno dei due te li perdi. Di default, la computazione di istruzione di un processo viene continuata dal punto in cui era interrotta a valle della terminazione del gestore di segnale. Poi c'è una cosa un po' critica è la gestione delle syscall. Ci sono delle syscall bloccanti, per esempio una lettura da disco, non una lettura bloccante da disco, no, una lettura non bloccante. Una syscall bloccante fa sì che tecnicamente il tuo processo sia dentro la coda di waiting. Ok? E se il tuo processo è nella coda di waiting e sta eseguendo, per esempio, una lettura da disco, tu ti troveresti nella situazione di dover sospendere il processo mentre sta eseguendo del codice del kernel, che era il codice della syscall bloccante. No? E questa cosa è problematica. Perché non è che puoi riprendere l'esecuzione dall'interno di una syscall. Allora, come viene gestito questo fatto? Beh, semplicemente la syscall fallisce, la syscall bloccante fallisce e viene settato una variabile globale che si chiama RNO, che in realtà oggi come oggi è diventata una macro, al valore di error intr. RNO è una variabile che viene settata implicitamente dal kernel per riportare il codice di errore della system call correntemente in esecuzione. Quindi la tua system call, che stava in esecuzione in quel momento, nel flusso principale del programma, viene abortita, viene interrotta, viene sospesa e il tuo programma continua dopo, però devi tenere presente che la tua system call non è andata a buon fine. Mentre se parliamo di system call che non sono bloccanti, beh, non saranno mai interrotte, perché una system call bloccante, non bloccante, comporta che il tuo processo sia, in esecuzione, cioè tipicamente viene eseguita in non tempo, no? Ritorna subito. E quindi si fa prima a finirla per evitare, di gestire, casi strani. Per esempio, adesso alla luce di questo, come facciamo a essere sicuri che una system call bloccante sia eseguita? Bene, dobbiamo controllarne il valore di ritorno. Quindi il modo cattivo di farlo è dire if syscall uguale a meno 1 fai cose, quindi lanciamo la syscall, vediamo se è andata male, quindi se ci ritorna meno 1 vuol dire che è andata male, allora cerchi di ripristinare quello che stavi facendo. Però questa
Syscall può fallire, per esempio, non perché è andata male la Syscall per qualche motivo, ma perché è andata male a causa del fatto che ha ricevuto un segnale in quel frattempo. Allora, questo snippet di codice lo puoi sostituire con questo snippet di codice in cui dici, sai che c'è? Mo io sta syscall provo a farla finché non va bene. Quindi while syscall va male, se l'errore è diverso da erno, è diverso dal fatto che io sono stato interrotto, allora prova ad eseguire del recovery code. Altrimenti riprova ad eseguire la syscall perché non era colpa dei miei parametri, ma era colpa del fatto che ha ricevuto un segnale nel frattempo. Chiaro? Ora, un'altra system call che può essere di nostro interesse è l'equivalente dell'istruzione HALT oppure stop CPU che abbiamo visto sull'AVR che mette la CPU a dormire. Noi possiamo fare una cosa un po' simile quando all'interno di un programma, sfruttando l'analogia, che non è la stessa cosa, è un'analogia che c'è tra i segnali e le interrupt. Come facciamo a mettere a dormire un processo finché non riceve un segnale? C'è la comoda system call pause. E questa system call metterà il nostro processo nella coda di waiting finché un segnale qualsiasi non è arrivato. Il problema della pause è che tu non puoi sapere quale segnale viene ricevuto dal tuo quale segnale è stato quello che blocca il tuo processo. Però un modo semplice di risolvere questo è compiere questo task al gestore del segnale specifico. Installi un gestore di segnale del segnale SIGINT che scriverà su una variabile globale l'ultimo segnale ricevuto è SIGINT. E tu, alla fine, dopo il corpo della pause, dopo l'invocazione della pause, hai la possibilità di vedere quali tra i segnali è quello che ne ha causato lo sblocco. Ok. Adesso un altro cavé dello Unix originale che poi ci porterà all'analisi della nuova di 20 anni fa, interfaccia di gestione di segnali, è il comportamento di default della Signal. Di default, sui vecchi Unix, la Signal installava un gestore di segnale e lo disinstallava subito dopo la sua ricezione. Ok? Quindi era una cosa one shot. Io installo un gestore di segnale, figo, bene, l'ho installato. Poi però, quando gestore di segnale è ricevuto, cioè è invocato, al prossimo giro che ricevo lo stesso segnale, quel gestore si dice è disinnescato, quindi ritorna al comportamento di default. Ok? O al comportamento di ignore. Come faccio a fare in modo che un segnale venga sempre eseguito, un gestore di segnale venga sempre eseguito, beh, banalmente l'opzione più semplice è quella di reinstallarlo all'interno del gestore di segnale stesso. Per esempio, guardiamo questo snippet di codice in cui abbiamo un comodo programma che installa questo gestore di segnale in risposta questo gestore di segnale qui, SH, Signal Handler, in risposta al segnale SIGALARM. Quello che farà il nostro signal handler sarà semplicemente stampare che il processo è vivo e subito dopo reinstallerà se stesso e poi innesca l'allarme per lanciare un nuovo segnale tra 5 secondi. Il nostro main partirà, dirà ok, tra 5 secondi manda un segnale, innesca il segnale e poi si mette a leggere la tastiera come se non ci fosse un domani. Tanto per no? Mettere il programma in pausa. Questa qui è una read bloccante. Quando ricevi SIGALARM, bene, il tuo processo cioè, questo si comporta come deve in linea di massima. Però c'è un però. C'è un tempo, nel momento in cui viene invocato SH, di default il tuo kernel lo ha già disinnescato.
Quindi questo qui non è più il gestore di segnale di prima, adesso è quello di default. E tu come fai a farlo rieseguire? Bene, lo metti qui. Però c'è del tempo che passa da questa istruzione qua a questa istruzione qua. Non è una cosa istantanea. Per verificarlo, voi potete provare questo altro programma qui, quello che è qui sulla destra, in cui abbiamo sostituito questo while 1 a questa istruzione qui. È un while che prende il valore di questa espressione, valuta questa espressione, la assegna ad y e poi la assegna ad x. No? Questo è il flusso di esecuzione dell'espressione. Quindi, in linea di massima, lui che fa? Prende il valore di i, lo fa in modulo 1000, quindi fa la divisione intera, calcola il risultato e incrementa i, valuta y, valuta x. Quindi y viene valutata prima di x. Se voi scrivete questa cosa qua, lanciate questo programma e provate, mo adesso non so con le ottimizzazioni attuali la magia dei compilatori, un compilatore si potrebbe pure rendere conto che x e y sono sempre la stessa cosa. Però se fate questo lavoro qua, potete vedere, potreste verificare che x e y non hanno lo stesso valore, perché magari il gestore, il signal handler è entrato quando state facendo l'assegnazione da y a x. Quindi se io ricevo un'interruzione qua, x e y non sono la stessa cosa. Ok? Quindi voi dovete pensare che un gestore di segnale non è che interrompe il programma ad una riga specifica, ma il gestore di segnale, cioè un segnale, può interrompere un programma anche nel mezzo della valutazione di un'espressione. C'è un altro cavè che vi ho anticipato prima, che è, ricordiamoci che cosa fa il gestore di default, che è quello che viene installato a valle della ricezione di un segnale. Cioè io ricevo un segnale, la prima cosa che faccio con questo meccanismo è disinnesco il gestore di segnale attuale e ci metto il gestore di default, questo lo fa il kernel, e poi chiama il tuo gestore di segnale. Ora, se noi guardiamo questo frammento di codice, qui c'è del tempo che intercorre tra quando il gestore di segnale viene invocato e quando chiamo la sigint. In particolare questo tempo è quello della printf. Ok? E che cosa succede se io ricevo un SIGINT mentre sto eseguendo questa istruzione qua? Cioè io ricevo un SIGINT e subito dopo un altro SIGINT. Il primo SIGINT mi fa partire il signal handler. Il secondo SIGINT mi farebbe partire il signal handler in teoria, però in quel momento il signal handler è disinnescato, e c'è quello di default. Quindi se io ricevo il doppio SIGINT, il mio programma termina. Ok? Termina perché io ho questo tempo qui di latenza fino a quando non installerò il gestore. Certo, questa cosa la posso rendere meno probabile semplicemente muovendo questa istruzione qui subito all'inizio. Ok? Quindi per, diciamo, gestire un po' queste anomalie si sono inventate una interfaccia un po' più sofisticata per i segnali e l'interfaccia di nuovo tipo, no? Un po' più POSIX-like, POSIX-IDE. Allora, incominciamo a introdurre, come sempre, delle strutture dati. I segnali sono un set e come tutti i set sono un tipo di dato che noi chiameremo SIGSETT. Non ci interessa sapere cos'è. Essendo un set, noi possiamo riempirlo, quindi metterci tutti i segnali che conosciamo. Possiamo svuotare, cioè dato un set di segnali, possiamo aggiungercene uno. Dato un set di segnali, possiamo toglierci un segnale. Oppure possiamo verificare che un certo segnale appartenga al set. Quindi un SIGSET è una struttura dati che
descrive un insieme di segnali. Cioè, perché non hanno semplicemente usato un intero, una bitmap o altro? Perché in questo modo hai operato un'astrazione, magari puoi operare su una macchina che dà segnali fino a 100 o 2000, no? Bene. Ora, questo è un set, abbiamo già capito che è la struttura di base. E la cosa interessante è che operando su set noi possiamo operare su più segnali in contemporanea e quindi non dobbiamo gestire il potenziale verificarsi di delle race condition che ci sarebbero nel caso in cui dovessimo settare i set, settare la maschera di segnali un bit alla volta. La settiamo tutta insieme in una botta sola. Ok? E per configurare la maschera di segnali, abbiamo chiaramente una syscall. Una syscall che indovinate un po' che cosa farà. Prenderà in pasto un set di segnali, che sono i segnali su cui noi vogliamo operare. Come segnale intendo uno di questi, un set di segnali, no? Set di flag. Altro argomento prende il che ce devo fare con questi segnali, che è il how. Allora, con i segnali posso dire lo posso bloccare, lo posso sbloccare oppure posso mascherarlo. Ok? Mascherarlo vuol dire non lo ricevo, ma non lo blocco. Vedete, sigproc mask cosa fa. In più, la sigproc mask, siccome questa qui ti fornirebbe anche questa è un'operazione di modifica fondamentalmente della maschera di segnali, del comportamento di un certo insieme di segnali. Per poterlo eventualmente ripristinare, la funzione anche ti restituisce dentro a questa cosa qui che si chiama all set la configurazione di segnali precedente alla modifica. In questo modo, se vuoi, la puoi ripristinare. Ok? Quando dici che vuoi bloccare un segnale, vuol dire che tu non lo ricevi e vuol dire che il signal handler non è invocato. Quando mascheri un segnale, vuol dire che metti a 1 la maschera di bit e vuol dire che quel segnale non passerà proprio mai, cioè viene annotato che quel segnale è ricevuto, ma proprio non passa mai dentro tu puoi decidere di bloccare un segnale per un certo periodo, perché magari non lo vuoi gestire in quel momento, ma annotarti il fatto che è stato ricevuto. Ok? Questo vuol dire. Quindi un segnale può essere ricevuto. È bloccato, ma non vuol dire che è perso. Può essere bloccato perché è stato mascherato. Ok? Mascherare un segnale significa sta lì, quando lo riabilito viene eseguito. Vuol dire che quel bit rimane a 1. Se invece lo blocco, ok? Allora vuol dire che quel segnale proprio non lo ricevo. Se invece lo sblocco, vuol dire che lo ricevo. Come faccio a sapere, per esempio, facciamo finta che in un certo frammento del mio programma io non voglio ricevere SIGINT? Allora lo maschero e non lo riceverò. Poi a un certo punto voglio sbloccarlo e dico SIG unblock. No? E a quel punto, dicendo SIG unblock, io lo sblocco e ricevo subito il gestore di segnale. Ma magari mi fa comodo sapere se è stato ricevuto o meno quel particolare segnale, allora lo posso fare con SIG pending. E questo mi dice quali segnali sono stati mascherati, cioè sono stati inibiti quando il segnale era bloccato. Credo che questa sia la segnatura della SIG Action. Comunque, in ogni caso, vi rimando alla documentazione della PROC Mask, fondamentalmente, che famo prima, perché le cose cambiano dinamicamente. Ora c'è la regina della gestione dei segnali, che è l'alternativa alla Signal, che si chiama SIG Action. Ora, la SIG Action, quello che fa, è installa, fondamentalmente, ha il potere di installare tutti quanti, cioè, non tutti quanti, ma
un gestore di segnale facendo in modo che possa essere riattivato a seguito della sua esecuzione. Quindi ci risolve quel problema che avevamo con la signal, che disinnesca il segnale non appena ricevuto. E quindi possiamo decidere il comportamento del nostro gestore di segnale in questo modo qua, settando qui i famosi flag SA flags, che adesso non mi ricordo, però credo che ci sia un SA flag che dice reinstalla il segnale una volta gestito, oppure installa una volta sola, e ci sono tante tante belle opzioni. Quindi quando tu vuoi installare un gestore di segnale, che cosa devi fare? Devi dire: questa SIG action ha anche due cose, ha una funzione, questa ve la ricordate? Questo è il signal handler, la stessa funzione di gestione del segnale che noi passavamo al nostro programma. Poi c'è in alternativa, all'interno della stessa struct, c'è un altro campo che è di tipo SA SIG action, che è una funzione che a differenza della precedente prende ben tre parametri. Prende un parametro che è il numero del segnale, prende una struttura dati che è la siginfo t e prende un void star per argomenti aggiuntivi che voi potete voler passare alla SIG action. Questa è abbastanza interessante e la vedremo tra una slide, perché vi permette di scoprire quando è stato il momento in cui nel vostro flusso di esecuzione il programma è stato interrotto. E in questo modo, per esempio, potreste addirittura intercettando un page fault o intercettando un illegal instruction, potreste addirittura adottare delle recovery action. Ok? Quando installate un segnale, voi un'altra cosa, come le interruzioni hanno una precedenza, anche i segnali hanno una precedenza, e voi potete anche dire di un segnale quali sono quando viene eseguito un gestore di segnale, quali sono gli altri segnali che voi volete che vengano stoppati mentre questo segnale qui viene gestito, no? Perché se ne ricevo due insieme. Cioè, se ricevo un segnale, sono nel suo signal handler e ricevo un altro segnale. Io che voglio fare? Voglio passare alla gestione del nuovo segnale, oppure voglio farlo aspettare finché non ha finito il primo, oppure voglio eseguire subito il secondo. In questo modo voi avete la possibilità di specificare quali segnali volete bloccare nel momento in cui gestite questo segnale in particolare. Quindi, questa è una struttura dati, si chiama SIG Action. Ricordatevi, o mettete un gestore di segnale nel vecchio stile o mettete un gestore di segnale nel nuovo stile quando la usate. Non potete usare entrambi, chiaramente, perché altrimenti credo che vi dia proprio errore quando lo installate. Questa è la struct SIG action e la struct SIG action è l'argomento che passi, indovina un po', che passi alla tua syscall, ok? E come fai a chiamare a installare un gestore di segnali? Devi costruire una struttura dati di tipo SIG action, gliela passi qua dentro e lui in cambio ti restituisce il gestore del segnale vecchio, formattato sotto forma di SIG action. In questo modo, per esempio, al termine del programma o al termine di quel flusso di esecuzione, avrai modo di ripristinarlo facendo una set. Se io voglio solamente leggere il valore del gestore di segnale precedente, lancio questa syscall, chiamo questa syscall con questo valore qui a null. Se io sono interessato semplicemente invece a installare il mio gestore di segnale, non me ne frega niente di sapere di quello vecchio, basta che metto all that a null. Ok? Bene, e quindi questo mi porta fondamentalmente all'ultima slide del pacco. Mazza, ho fatto presto. Vero che hai 4 cioè lauree, però. L'ultima slide del pacco che è. Come è fatta sta siginfo? E io qui l'ho postata, l'ho copiata dalla documentazione di Linux e vi permette di scoprire. Un sacco di cose. Notate che abbiamo anche il trap number che ha causato il segnale generato dall'hardware, e quindi così uno può scoprire se era che tipo di fault ha generato quel segnale. Possiamo scoprire, nel caso ci sia un illegal instruction, la locazione di memoria che ha causato il fault. Possiamo scoprire insomma un bel po' di cose. Ok?
Bene, visto che abbiamo un po' di tempo, io questo tempo non lo butterei e voglio vedere se ho messo i progetti preliminari. E dai, e abbiamo anche i progetti preliminari. Se ci sono domande, intanto scrivetele sulla chat, e adesso io vado avanti con la presentazione dei progetti, così magari usiamo questa mezz'ora. Questi sono progetti preliminari per incominciare a farvi ragionare su che cosa. Vediamo se funziona. Vediamo un po'. Curioso, eh? Vabbè, lo apro. Oh! Lo apro con l'editor e passa la paura. Allora, intanto vi racconto un po' di linee generali dei progetti. Io spero che ci mettiate poco tempo a farli, però vi dico le linee guida. Allora, tutti i progetti devono essere ostati su GitHub, GitLab, insomma, su un repository pubblico, su un repository Git, uno di questi che avete a disposizione. Possibilmente, anzi, il repository deve essere settato come privato ed accessibile a voi e a noi, ok? Quindi configurate il vostro repository privato su uno di questi. Se fate le tesine in più di uno, io voglio vedere che per ogni blocco di codice che scrivete, commentate il pezzo che avete fatto, no? Per esempio, facciamo finta di un programma che scriviamo io e Irvin, no? Cioè avete dei pezzi del genere, le vostre iniziali. Ecco perché quando quell'IA che vedete dappertutto è Irvin Aloisio. Se non leggete niente, di solito sono io che faccio come il Padre Eterno e entro e scrivo. Ok? Comunque. Bene, quindi queste sono le regole. Quindi, e io voglio un'altra cosa: committate spesso, cioè almeno alla fine di ogni giornata che lavorate su quel progetto, fate un bel commit. Ok? Così riusciamo a monitorare il flusso del progetto. Se ne fate un unico commit, puzza tantissimo quel progetto, no? Potrebbe addirittura non essere valido. Quindi, tanto ci mettete del tempo, ci mettete una settimana. Ogni tanto, tanto vi verrà normale, cominciate a salvare i vostri cambiamenti. Bene, ora ci sono dei progetti che sono Arduino-like, e in linea di massima il gioco è che dovete usare almeno un'interruzione, almeno un timer e almeno una porta di I/O, in linea di massima. Poi tutti i progetti che chiacchierano, che coinvolgono un Arduino, dovranno includere una comunicazione con l'host, e questo vuol dire che voi dovete fare anche il programma che risiede sul PC, che dialoga con l'Arduino su Linux, per fare in modo proprio che fornisca un'interfaccia testuale verso l'utente. La comunicazione seriale deve essere fatta usando delle interruzioni, quindi sia interruzioni di ricezione sia interruzioni in invio, no? Ricordiamoci che ci avete del codice che vi ho postato qua, che vi fa vedere come si fanno le interruzioni. E qui vi spiego come, cioè quando mandate un carattere, abilitate le interruzioni in ricezione e in trasmissione, quando l'OAuth genera un'interruzione, se è un'interruzione di trasmissione, allora prende il prossimo carattere e lo mette in trasmissione, se è un'interruzione di ricezione, preleva il carattere ricevuto e lo mette in un buffer. Ok? Un'altra cosa che vi chiedo è che il protocollo di comunicazione sia binario tra Arduino e PC, cioè nella versione finale, chiaramente. Cioè, non voglio vedere che vi mandate stringhe con la shell. Okay? Mandate struct, per capirsi. Vi ricordatevi di usare il pragma pack, cioè di compattare i dati, perché altrimenti perdete la consistenza tra le due cose. Quindi quando fate una struttura dati che deve viaggiare sulla seriale, ricordatevi di scrivere pragma pragma
Pragma Pack Push, Pragma Pack Pop, mo ve dico quali sono. Ah, no. Ah, dovete usare questo all'inizio delle strutture, ovviamente sia sul PC sia sull'Arduino. Quindi scrivete pragma pack push all'inizio della sezione. Oh. Pack push, virgola 1, e poi qui scrivete le vostre structs. E poi alla fine fate pragma pack pop. Credo che alla fine c'è pragma pack pop. Sì, ecco. Questo qui serve a dire al compilatore di disabilitare il padding, altrimenti l'x86 vi allinea i dati a 64 bit o a quant'è, e l'Arduino non è in grado di leggerli. Ok? Questo non è necessario. Se il progetto però richiede il setup sistematico di alcuni parametri dal server, questi parametri devono essere memorizzati permanentemente nella EEPROM dell'Arduino. Normalmente un programma, un processo per Arduino è composto da un server, che è la parte che gira su Arduino, e un client, che è la parte che gira dal PC. Ok? Ovviamente Qt.com o un monitor seriale lo potete usare durante tutta l'esecuzione, però io voglio vedere anche il client lato PC. Però ho fatto vedere come si apre la seriale, quindi questa cosa non dovrebbe essere proprio terribile. Poi, per il motivo che tagliamo questa è preliminare, diciamo per il motivo, per le cose che vi ho detto l'altro scorso, via. Per le cose che vi ho detto la volta scorsa, diciamo, me la sento di scoraggiare, visto che tutti quanti avete fatto il laboratorio, me la sento di scoraggiarvi nel fare delle tesi di sistemi operativi. Se le volete fare, comunque sono aperto a un tutoring, perché vi risulterà molto più facile documentare un'attività di un esame che comunque dovete fare, e quindi perché perdere tempo? Laureatevi, e poi se vi piace i sistemi operativi fate anche una cosa con i sistemi operativi. Però se la volete, io diciamo lo dico per voi, a me fa piacere se fate una cosa di questo tipo. Se fossi studente io mirerei al percorso minimo. Bene. Allora, un grande classico del passato sono le code di messaggi in Disastrous. Le code di messaggi le abbiamo viste, è una tesina materasso. Voi dovete implementare un sistema di code di messaggi dentro a Disastrous che sia simile alla struttura code bloccanti e di dimensione limitata, che risponda più o meno alle specifiche delle message queue che abbiamo visto. Quindi fondamentalmente manda messaggio e riceve messaggio. Con la inbox, no? Quindi voi create una mailbox, una coda, un oggetto coda, ci sarà una syscall, crea coda, poi ci sarà apri coda, chiudi coda e via discorrendo. Manda messaggio, riceve messaggio. Primo. Secondo, questo X significa per quante persone penso che il progetto sia. Secondo, progetto, un buddy allocator che usi la bitmap. Ora, io ho fatto vedere il buddy allocator senza bitmap, però se voi ragionate un po', potete implementarlo senza utilizzare tutte quelle strutture dati complicate, ma usare semplicemente una bitmap che memorizza tutto l'albero. Ok? Se fate così, potete. Bitmap vuol dire una mappa di bit, ok? E potete renderlo un po' più efficiente, anzi, sicuramente molto più memory efficient. Quindi, seconda tesina.
Terza tesina, questa è una new entry di quest'anno perché cioè, entra con qualcosa che voglio provare a fare, che sarebbe io voglio provare a fare un robot che ha tanti giunti, no? Tanti pezzi, e ogni pezzo, ogni giunto è controllato da un Arduino per conto suo, un Arduino nano, un Arduino piccolo, no? E allora c'è tutta una baracca di cose che va fatto, ma ovviamente a voi vi do i microtask. Il microtask 1 è c'è un bus sull'Arduino che si chiama TVI, che sarebbe un bus in quadro C. Qui vi ho scritto, vi ho dato un riferimento, ma credo che ce ne siano anche di migliori, di uso a basso livello della libreria in quadro C. Cos'è il bus in quadro C? Fondamentalmente è un bus di comunicazione in cui voi avete una massa comune, quindi ground deve essere comune tra tutte le Arduino che vogliono comunicare, e le Arduino condividono, tutte quante di questa costellazione, condividono due fili, no? Un filo che si chiama clock e un filo che si chiama SCL, SCD, e un filo che si chiama dati, fai conto, ok? La struttura è la seguente. Uno degli attori della nostra connessione, quindi cioè vanno in daisy chaining, gli stessi due fili passano dall'una all'altra e connettono gli stessi. Quando ogni attore del nostro dispositivo, tranne il primo che chiameremo master, viene chiamato, gli altri vengono chiamati schiavi, no, slave. E a ciascuno slave viene assegnato un numero, un identificativo. Quando io voglio mandare dei byte tramite il protocollo in quadro C, io dico adesso io sono il master, adesso voglio mandare dei dati allo slave numero 5 e lui manderà dei dati allo slave numero 5. E lo slave numero 5 magari risponderà, li ho ricevuti. Viceversa, voglio mandare dei dati allo slave numero 4 e lo slave 4 risponde. Implementa anche un broadcast e altro. È molto simile a un protocollo seriale. Molto simile a quello che abbiamo visto con la UART. E quello che questo progetto richiede è per due persone, proprio perché ci servono due Arduino, richiede che si implementino sui quadro C i seguenti comandi, no? Allora, gli slave, quindi le schede piccoline, offrono la possibilità di settare, per esempio, di leggere un certo numero di canali digitali e di scrivere un certo numero di canali digitali. Lo decidete voi, potete fare in modo che una porta sia di in e una porta sia di out, no? Digital in e digital out. Allora, il master può mandare in broadcast, c'è cioè un modo per mandare il comando in broadcast, a tutti gli slave il comando di campionare. A questo punto uno slave che riceve tramite il quadro C il comando di campionare legge il valore della porta, la sua porta di input e lo scrive dentro una struct che c'è in corpo e non fa niente. Poi un master può chiedere allo slave iesimo dammi e quando gli dice dammi, lo slave invierà al master gli input che ha campionato alla precedente sample. In questo modo io posso mandare in broadcast a tutti quanti il comando ora si campioni e tutti quanti campionano. Analogamente il master può mandare allo slave iesimo il comando set, in cui manderà set e poi gli manderà una struct, che sono i valori dei bit sulla porta da settare. Il master, e poi l'ultimo comando è il master dice a tutti apply, un comando simile a sample, in cui in questo caso i client, gli slave, che cosa dicono? Dicono, qual era la configurazione di pin di digital output che mi ha mandato il mio master prima? Con la set, la prendo e la metto in uscita sulla porta. Ok? La cosa importante di questo progetto non è complesso. Io credo che ho trovato anche una libreria. Potete usare delle librerie, però l'importante è che le librerie non siano librerie di Arduino e che la gestione dell'inquadro C sia fatta via internet. Perché gli slave non hanno timer e reagiscono solamente per il momento, reagiscono solamente a interruzioni. Ok? Cioè io voglio vedere che la vostra macchina, il vostro programma degli slave è in halt. E anche il server deve gestire l'inquadro C con le interruzioni. E
E il programma sul PC chiaramente offre una interfaccia al programma del PC per controllare gli slave, cioè il master offrirà sul PC più o meno questi comandi qua ad un programma che poi ti offre una shell, un terminalino, no? Get char, oh no, like scanf, ridef, eccetera, eccetera. Adesso ci sono delle domande. Giorgia, ti posso rispondere? Ok, prendo le tue domande 5 minuti prima, così magari riesco a spiegare tutti i progetti e poi ti rispondo a tutto. Operazioni di I/O. Vabbè, non ho capito quali sono le operazioni di I/O, poi cioè, in quale contesto. Ok. No. Ok, l'altro fico è un Arduino Motor Controller. Questo è un po' dedicato un pochino di più agli automatici, però se voi avete a disposizione a casa un motorino con un encoder di quelli coso, voi potete implementare un controllore del motore in anello chiuso. Quindi che cos'è? Periodicamente c'è un timer, no? Il timer interrupt, on timer interrupt, l'Arduino legge il valore dell'encoder, no? Ovviamente vuol dire campiona il valore dell'encoder. E a fronte di una velocità desiderata, di velocità misurata in tick dell'encoder positivi o negativi nel quanto di tempo, tramite un banale controllore PID che avrete visto nei corsi di automatica, calcola il valore del PVM necessario per far muovere il motore ad una velocità desiderata. Quindi il programma appare così l'Arduino appare così al cliente. È un dispositivo seriale che ti permette di leggere, che ti invia periodicamente lo stato, che vuol dire la posizione dell'encoder, ti invia periodicamente la velocità misurata, la velocità desiderata che gli hai messo tu prima, e per esempio la velocità il livello di PVM attuale, no? Il valore del PVM. E questo è uno, no? Lato PC, e questo lo fa via UART, e tu ci avrai un tuo client, dall'altra parte tu dici set speed, un po' alla Orazio per quelli che hanno fatto l'abbiaggio. Dal lato dell'Arduino, quello che il tuo programma dovrà fare è, vabbè, gestire la comunicazione, e poi tramite interrupt dovrà implementare questo PID che controlla il PVM per far inseguire al motore la traiettoria desiderata, cioè per la velocità desiderata. E poi, finalmente ci arriviamo. Questa è da 1, Sam. Questa è da 2. La two-wire interface è da 2. Il motor controller è da 1. Se ci avete già un motore, non ve lo comprate per questo. Invece, la coattata immensa è la tesina numero 5, che addirittura è per 4 persone. Qua fate proprio la festa. In cui prendete insieme la tesina, prendete la tesina 4, prendete la tesina 3, poi serve un'altra persona che ci lavori e provate a integrare il progetto 3, il progetto 4, facendo in modo. Quindi il master fondamentalmente può controllare tutti i motori della famiglia attraverso l'I4C. Quindi già hai tante Arduine connesse in I4C, un unico master connesso al PC un unico master connesso al PC in UART, seriale, e la cosa importante, che diciamo il grande trucco qua, è fare in modo che la base dei tempi del two-wire communication, quindi il TV, si esegua un ciclo PID solamente quando il master gli dice di campionare. Ok? Perché in questo modo le Arduine che stanno come client sono dei semplici schiavi.
il master dai tempi, quando dice sample, tutti quanti simultaneamente in broadcast eseguiranno un ciclo di PID. Ok? E l'ho scritto qua, no? Cioè, the event loop in the slaves, quindi il master non ce l'ha il timer interrupt. Gli slave non ce l'hanno il timer interrupt, il master sì. Ok? Poi rispondo a tutti, ragazzi. Datemi, finisco la lista dei progetti. Fate bene a scrivere così per le latenze rispondo a tutti. Allora, dicevamo, intanto una cosa che non mi era chiara, Giorgia, è che cosa per la tua prima domanda, no, le operazioni di IO sono tutte quelle che riguardano cose diverse dalla RAM. Gli accessi RAM non sono operazioni di IO. Almeno tradizionalmente nei sistemi operativi. Cioè la RAM è l'unica cosa che non vale IO. Ovviamente un accesso a RAM che genera un page fault può causare un IO. Ok. Arduino Motor Controller, l'ho già detto. Multimotor Control. Poi abbiamo un grande classico che è il file system. Abbiamo un comodo file system. Quindi qui voi avete anche una traccia di esecuzione dentro a Projects dove potete implementare un'interfaccia di file system. Credo che sta... No, qua. Qui avete degli stub di funzioni da implementare per far crescere un file system. Questa è una design che ha avuto molto successo. Il gioco è che voi vi prendete una regione di disco, la memory mappate e sopra ci disegnate un file system. Potete fare il system che vi pare. La cosa più semplice che vi consiglio di fare per questa design è di farlo con una linked list. Questa tesina si fa facendo per gradi, no? Prima fai la bitmap, poi fai il disk driver, poi fai implementi le funzioni in SimpleFS. Qui ho scritto solo, avete solamente i punto H, i punto C chiaramente li dovete fare. Ok? Esempio, no, abbiamo una comoda funzione bitmap, cioè un oggetto bitmap che ti permette di gestire un array di bit per scoprire per esempio lo spazio libero, assumendo che il tuo disk driver abbia una bitmap per gestire i blocchi liberi e quant'altro. Qui è spiegata meglio. Fondamentalmente non dovete usare nessun'altra nessun'altra risorsa, e il file system si tiene la prima parte per memorizzare la linked list di blocchi liberi e la linked list dei blocchi del file. Cioè, linked list, la bitmap. Penso che questo sia un grande classico, quindi se volete implementarci sopra una shell che vi permette di aprire il file, copiare il file e fare altre cose, andate liberi. In complicazione a questo abbiamo un'altra tesina che andava molto, molto per la maggiore nel passato, che è il file system con inode. Quindi fondamentalmente dovete implementare tutte le funzionalità del file system emacs simplefs.h. Allora, tutto è fatto a livelli. Abbiamo il primo livello che è il disk driver. Il disk driver è chiaramente una classe che ha al suo interno un header, che è la prima parte del disco, che è questa qua, che contiene delle informazioni che ti dicono, sarebbe l'equivalente alla nostra tabella delle partizioni, il numero di blocchi della bitmap, il numero di entry della bitmap, il numero di blocchi liberi del disco, l'indice del primo blocco del disco. Un po' le cose che potrebbe fare un controller del disco. E poi abbiamo un disk driver che ha un puntatore ai dati della bitmap, dove viene storata la bitmap che contiene i blocchi liberi, e poi chiaramente anche l'header. Poi implementa queste funzioni, inizializza il disk driver, leggi il blocco, scrivi il blocco, libera il blocco, dammi un blocco libero e fai il flush, quindi scarica i dati. Questo serve a fare mmap,
M-Sync di M. E qui, implementando queste funzioni, avete un mini disk driver. Ok? Dopo, simplex.h, ovviamente le abbiamo fatte queste cose. Qui abbiamo invece la struttura vera e propria del file system. Allora, all'inizio abbiamo un blocco, noi sappiamo che le liste, vogliamo creare un file system a lista doppiamente linkata, in cui ogni blocco da 512 byte sarà capeggiato da un header, che è una struttura di questo tipo, che contiene quello prima, quello dopo ed eventualmente qual è il numero del blocco nel file a cui questo affare si riferisce. Se è il primo blocco in una catena, questa struttura dati qui è un file control block. Quindi questo qui se è un file control block, oltre al block header ci sarà anche questa struttura dati a seguire. E infatti abbiamo il file block, è costruito da un block header e un file control block. Mentre nel caso in cui abbiamo un blocco e poi il resto saranno dati. Mentre nel caso in cui abbiamo un blocco regolare del file, questo è caratterizzato da un header e più un certo insieme di dati. Se abbiamo una directory, beh, analogamente la directory sarà caratterizzata dal fatto di avere un header. La directory è un file, quindi c'è un file control block, se questo è il primo directory block, e poi ci avrà un certo numero di entry di tipo directory, ovvero io come ho gestito questa cosa, ho detto, beh, sai che c'è? Dentro una directory io ci metto semplicemente gli indici dei blocchi dei file all'interno di quella directory. Quindi i dati di una directory sono gli indici dei file control, dei first file block dei file. L'ultimo è se c'hai un blocco di tipo directory block, beh, è uguale più o meno al blocco di file, solamente che è fatto di interi. Ok? E poi dovrai implementare tutte le brave strutture dati. Quando apri un file, il tuo sistema operativo non ti dà un descrittore, ma ti dà un oggetto di tipo file handle che conterrà il primo blocco del file, first, un puntatore alla struttura primo blocco del file, un puntatore alla struttura primo blocco della directory e ricordiamo che c'è anche un puntatore di lettura che è block header. Ok? E questo è un file handle, directory handle, eccetera, eccetera. Bene, questa è un'altra delle tesine. E poi abbiamo tutte le brave funzioni. Inizializza, formatta, crea un file, leggi la directory, apri un file, chiudi, cambia directory, eccetera, eccetera. Tutte le brave funzioni che faranno side effect sulla tua porzione di dati su disco. Bene, no, qui ho sbagliato, il file system è per due, perché quest'anno abbiamo alleggerito le tesine. Questo invece è per quattro. No! Aiuto. Poi ricomincio. Perché non è più tesi, non è più niente. Potete implementare la stessa cosa che avete fatto prima con gli iNode. Una volta che ci avete preso mano, è interessante. Poi l'ultimo, cioè poi continuiamo. Potete implementare un layer di syscall dentro allo scheduler dell'Arduino. E quindi avete visto Disastrous, avete visto il preemptive scheduler dell'Arduino, questa qui è anche questa difficile. Poi abbiamo un'altra che andava per la maggiore perché l'anno scorso c'era un sacco di musicisti, potete implementare una keyboard MIDI per Arduino, però non è banale perché dovete interagire con la ALSA library. E poi abbiamo, questa la cancello, abbiamo la chat privata in cui quello che vi chiedo è di avere un server e n client che comunica con il server esclusivamente in UDP e che gestiscono un servizio di chat. Il server non deve avere thread. Ok? Si può fare tutto con la receive from le specifiche sono quelle classiche. E la cosa interessante è che quando provo questo tesina, voi dovete aprire il router in modalità col port mapping e dobbiamo riuscire a dialogare io e voi in chat.
Ok, usando con un terzo collega che si trova da un'altra parte, ok? Così praticamente abbiamo creato una chat alternativa a WhatsApp e quant'altro, ok? Cioè il vostro server personale, diciamo. Questa ve la potete leggere. Adesso questo è un pre-roll. L'altro è un multi-CPU scheduler simulator, questo, anche questo andava per la maggiore, anche ancora molto semplice. E questa qui la sgangello, ok? Quando finite il progetto, ci mandate una mail a Bazzana e a Grisetti per fare le cose. Adesso vi devo salutare, rispondo velocemente alle domande e poi devo andare alle lauree. Allora, ovviamente la prossima lezione faremo una chattona su questo. Mo' lo raffino, lo committo e poi mi fate tutte le domande che volete. Allora, Giorgio ha risposto. Per chi fa l'esame orale, le domande sono le stesse di quelle degli esercizi? Sì. Sì, solamente che cambia leggermente nell'orale. Sì, comunque, sì. Lo stesso progetto può essere fatto da diverse persone? Sì, basta che siano disgiunte. No, ragazzi, siete più di 12, quindi per forza. Tiziano chiede, chi ha seguito la prima volta l'anno scorso può scegliere anche dal pool di progetti dell'anno scorso? Sì, però le regole sono quelle di quest'anno, Tiziano. Cioè, nel senso, io l'ho voluto un pochino provare a semplificare, no? Aumentando il numero di persone e quant'altro, quindi sì. Ma tu hai seguito esclusivamente l'anno scorso, mi pare che stesse qui mo. Mo devo andare alle lauree, regà, vi saluto, se no mi si laureano i ragazzi. Sì, guardo la chat là, ma so da qua. Ragazzi, vi saluto, e buon fine settimana e ci vediamo mercoledì. Ciao ciao!